Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube e volevo un po' proseguire la chiacchierata dell'altra volta dove abbiamo parlato di medicina estetica, parleremo anche di chirurgia estetica, parleremo sempre di queste belle cose, però come sempre dico, se noi vogliamo tenerci bene dobbiamo prevenire, 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 continuo a ripetere come. Alimentandoci in modo corretto, quindi innanzitutto ipocalorico, belle proteine quando si è giovani, ma anche anziani, anzi, da anziani è molto più importante per la sarcopenia, cioè la mancanza di muscolatura. E voi mi direte: sì, ma le rughe come le tolgo? L'invecchiamento, la trasmigrazione dei tessuti? Assolutamente sì. Come? Ad esempio, già esporsi al sole è dannoso, è un pro-age. È qualcosa che fa invecchiare molto. Esporsi, ce lo siamo detti tante volte e continuerò a ripeterlo, il migliore prodotto anti-age è il sunscreen, qualcosa che ci protegge dai raggi cattivi, però esponiamoci al sole per mille motivi, perché fa bene, ci piace, attiva la vitamina D e così via. Altro, mangiare molto bene, mangiare, lo dico sempre, berries, forse perché piacciono a me, infatti quando ho scoperto che sono anti-age, mangio chili di, però poi mangio chili di berries perché sono anti-age e non ho visto 10 anni in meno, però in compenso ho visto una bella panza perché comunque sono calorici, però sono buonissimi. Quindi berries, tutto quello che è rosso, arancio, mandorle, fichi secchi, tutta la frutta secca e poi ovviamente pesce, pesce azzurro. È ritenuto pesce azzurro anche il pesce spada e il tonno. Perché dico questo? Perché non ci sono le spinette, le lische. Io qui anche sono un po' una principessa. Il riso fa benissimo, però il riso basmati, il riso quello rosso è un antinfiammatorio. Cioè tutti questi prodotti aiutano a diminuire l'infiammazione, quindi per quelli più aged, allontaniamo malattie importanti come appunto i tumori, non che mangiando questo non abbiamo tumori, magari sarebbe splendido, però diminuiamo l'infiammazione, che è una delle cause di malattie cardiovascolari, una delle concause e comunque se non c'è infiammazione viviamo meglio e anche l'organo pelle è più sano e più bello. Altro che consiglio sempre cercare nei limiti dell'umano, perché qua ragazzi la vita è tosta, è veramente in salita, cercare di non avere grosse variazioni di peso, perché quando si ingrassa molto e si dimagrisce molto, si ha praticamente i tessuti non riescono più a seguirci, quindi a volte restano un po' morbidini, soprattutto il collo, le braccia. Piccoli consigli, poi ne avremo sempre tanti, piccole pillole. Detto questo, oggi volevo farvi vedere una mia paziente, come l'ho trattata e facciamo un percorso insieme di cosa si può fare. Questa signora è una bellissima ragazza, una professionista, era un po' trascurata, un po' invecchiata. Vi faccio vedere la foto del prima, che poi ci interessa il dopo perché è molto interessante e intrigante, ma capiamo, così possiamo fare anche autodiagnosi. Oppure in futuro magari chi vuole mi può mandare la foto e io ve la discuto e magari abbiamo un colloquio oppure di persona. Ci organizziamo, cerchiamo di organizzare qualcosa di divertente per voi e per me. Detto questo, allora noi abbiamo due modi per curare e prevenire. Per prevenire senz'altro ne abbiamo parlato, ma anche per avere un viso più bello, perché la bellezza, la perfezione, a parte che non esiste, non ci piace. Però possiamo migliorare le nostre caratteristiche. Io ho sempre detto sono un po' socratica, importante, cioè tiriamo fuori quello che di bello ognuno di noi ha, che talvolta vi rendete conto quando siete più riposati, oppure un trucco diverso, oppure un chilo in più o in meno, viene fuori tanta bellezza. Ecco, diciamo, il mio compito di beauty coach è quello di tirare fuori quanto di più bello c'è in voi e non cambiarvi. Perché l'appartenenza a se stessi è fondamentale, non bisogna rinnegarsi, bisogna migliorarsi, perché è bello riconoscersi, anche perché attraverso i nostri visi, però più belli, riconosciamo tutta la nostra famiglia e togliamo invece quei difetti, che non ci piacciono. Poi ne parleremo un'altra volta, come affrontare delle alterazioni, degli invecchiamenti tipici di famiglia e come io posso fare per non ripeterli, però questa è un'altra cosa, sono entusiasta, vi direi tutto, staremo ore a stare con voi. Detto questo, prima
Prendiamo un viso. Un viso può essere reso più bello, curato e anche contemporaneamente sia azione di prevenzione sia con la medicina estetica sia con la chirurgia estetica. Laddove si può, io sono per una soft e armoniosa medicina estetica, perché mi dà la possibilità di migliorare, di essere più bella, ma nel contempo le sostanze che uso mi permettono anche di prevenire, quindi rallentare l'invecchiamento futuro. La chirurgia estetica la usiamo quando non abbiamo altre possibilità. Faccio un esempio: quando c'è della cute in più con del grasso nella palpebra superiore, non esistono, ragazze, ragazzi, laser, laserini, piccole, degli escamotage, sono anche pericolosi quando funzionano. La maggior parte dei casi non funzionano, ma quando funzionano danno dei problemi. Quindi la chirurgia, se ben fatta, dà dei risultati soprattutto permanenti. Sì, dopo 20-30 anni magari qualcosa cambia, però sicuri. Quindi chirurgia estetica, che in questo viso che vi faccio vedere, quello che si evince, un viso stanco, un viso un po' triste, e quello che è bello dare ad un viso è la luminosità, non cambiarlo, togliere delle cose che si sono accumulate nell'arco degli anni, però ridare luminosità, gioia, tono e così via. Ecco, quello che direi, facciamo diagnosi insieme. Allora, innanzitutto divido il viso in tre terzi, primo, secondo, terzo, e i tre terzi devono essere in armonia tra di loro e l'altezza grosso modo dei tre è simile. Poi è ovvio, una fronte altissima con gli altri due elementi può essere molto attraente, oppure un terzo inferiore molto importante con delle labbra grosse può essere molto interessante, anzi molto attraente. Però in questo caso abbiamo dei terzi che sono simili, primo, secondo e terzo. Ecco, nel primo terzo, nella parte della fronte, cosa vedo? Vedo delle rughe, vedo un sopracciglio un po' poggiante, quando la signora è in movimento delle rughe glabellari qui, che sono fastidiose perché danno una sensazione di tristezza, di arrabbiatura che spesso non c'è sotto un atteggiamento o che noi produciamo durante la notte. E infine le cosiddette zampe di gallina, quelle che sorridendo fanno questa raggiera che comunque è fastidiosa. Ecco, ed è quindi la prima parte che mi piacerebbe rendere di nuovo bella e luminosa. Se guardiamo la zona delle guance, vediamo che si evince un solco che parte dalla parte interna, dall'angolo interno mediale dell'occhio per portarsi giù nella guancia, e si chiama tear trough. Possiamo vederlo anche nei visi giovani come nei visi più maturi. Dal viso una sensazione di stanchezza comunica tristezza, e quindi noi possiamo migliorarlo. Nel viso della nostra amica, ancora quello che vedo, lo zigomo è bello, ecco, lo zigomo è bello, c'è un po' di borsetta e c'è questa concavità vicino. Ecco, quando noi correggiamo il tear trough, anche la leggera borsetta viene eliminata. Come? Se in una c'è una convessità e segue un piano o una concavità, si appena appena dottono la parte concava, diventa un piano e quindi diventa omogeneo. Altre, le nasolabiali aiuterò un po', però in questo viso quello che va corretto è il terzo inferiore. Se voi guardate, primo, secondo e ultimo terzo, il terzo inferiore è quello che è più debole. Manca la mandibola, il mento è un po' all'indentro, e quindi non dà questa, è come se fosse un viso, abbiamo infatti anche problemi di denti, ma è un viso, qui ci manca quel sostegno mandibolare e del mento, e questo si può ricostruire benissimo con la medicina estetica. Quindi cosa abbiamo fatto? Se vediamo il dopo, vediamo che ci sono dei cambiamenti. Allora, ritorniamo di nuovo al prima. Cosa ho fatto? Per quanto riguarda la fronte, quelle rughe frontali, quelle che io faccio così ma non le ho, queste rughe qua sono state eliminate, così le glabellari e così queste a raggiera. Il viso è più sereno in questo modo, come l'abbiamo fatto con il botulino. Ma oltre a togliere quel cipiglio incazzatissimo che spesso abbiamo,
oltre ad aver aperto la fronte senza avere, come diciamo sempre, lo sguardo mefistofelico, abbiamo anche ammorbidito, reso meno aggressivo il muscolo orbicolare dell'occhio, che è quello che volgarmente dice mi arriccia la parte palpebrale. È molto importante perché, oltre a non avere rughe, che nella mia mentalità forse è l'ultima cosa importante, però io ho uno sguardo diverso, ho uno sguardo, grazie a questo trattamento, uno sguardo molto più sereno, molto più giovane, perché mi si alza leggermente il sopracciglio, ma non in questo senso mefistofelico, ma in questo. E quindi mi apro lo sguardo. Quando io blocco queste rughette, mi porta ancora sul sopracciglio, ma come dicevo, non l'angolo, ma tutta la parte, come se facessimo un lifting temporale, sale così, è molto bello, e quindi tutto lo sguardo diventa, se ne avvantaggia, cioè diventa uno sguardo sereno, e le rughe sono, pure le togliamo e facciamo scomparire quasi, però sono l'ultimo dei problemi, ed è quello che io chiamo baby botox, che è un po' il mio marchio, perché a me piacciono le rughe, cioè mi piace il movimento del viso moltissimo, tutti i movimenti naturali. Però come i bambini, guardate, i bambini piangono, hanno una maschera greca con tante tante rughe e solchi, e appena smettono tutto ritorna come prima. Quindi il movimento è importante che ci sia, però poi dopo devono scomparirmi solchi e rughe, ed è questo quello che facciamo in baby botox. Ecco, ci tengo molto a parlare del botox, perché ovviamente è molto odiato, anche perché ragazzi vediamo delle cose in giro che sono terribili, poco naturali, riconoscibilissime dallo sguardo mefistofelico, diavolesco e quello che vogliamo. Ecco, il trattamento di botulino è tailor made, è veramente costruito sul viso e sulla muscolatura di quel soggetto. Non c'è un pattern, cosa intendo per pattern? Cioè una zona dove io introduco il botulino, assolutamente no. Io seguo quello che è il movimento naturale. C'è chi ha dei muscoli molto forti in questa zona, chi in questa. Se facessimo un trattamento uguale a tutti, a questo punto avremmo veramente dei visi infelici, proprio dei visi plastici, ma dei visi non naturali. Quindi va seguito in modo che sia naturale il movimento successivo. E quindi abbiamo aiutato il primo terzo a the last but not least, per me è importante dire questo, si pensa che si dipende dal botox, che il botox comunque lo devi fare necessariamente, oppure se smetti di farlo ti casca tutto, nulla di vero, anzi il botox è una caratteristica, come ci siamo già detti, permette una maggiore irrorazione della cute del distretto in cui è stato applicato, in cui è stato introdotto. Per quanto riguarda invece il tear trough e le nasolabiali, con una cannula sottilissima si fa un piccolo buchino, con un ago ancora più sottile, si introduce questa cannula e si introduce acido ialuronico, che permette di dare questo tono, e anche lo usiamo come filler, oltre che come biorivitalizzante, ma come filler, e mi riempie il tear trough, e quindi abbiamo questa guancia distesa, non gonfia. Distesa, togliamo il difetto soltanto. Secondo me il risultato è estremamente naturale, però questo lo dico ai colleghi, perché ci sono medici estetici bravissimi, quindi fidatevi, però è importante sapere che depositare l'acido ialuronico in questa zona superficialmente avremo delle complicanze. Va depositato in questa zona qui molto profondamente, raggiungendo, e questo è tecnico, lo so, però ci piace. Allora, tecnicamente, anche se voi fate altri lavori, avete altri interessi, però è bene capirne, anche perché così vi difendete da chi vi fa cose che a voi non piacciono. Ecco, ripeto, l'acido ialuronico va deposto sul periosteo, cioè sulla parte che riveste l'osso. Ciò permette di non avere complicanze, quali gonfiori, perché l'acido ialuronico per sua definizione attrae l'acqua, e quindi in questa zona, che talvolta è molto sottile, si può vedere, oppure quello che viene chiamato l'effetto Tyndall, che adesso si vede in giro tantissimo, cioè delle piccole salsicciotti qui di colore grigiastro, perché è acido ialuronico che è stato incarcerato nei tessuti e dà questo effetto grigiastro, ed è poco poco bello, e quindi va sciolto, insomma
Ecco, sappiamo cosa facciamo. Adesso ci portiamo invece in questa parte, il terzo inferiore, che per me è quello più importante. Terzo inferiore dove io ho, se vedete in questa zona, in questa, viene proprio allungata e anche questa viene allungata come, lo vediamo sia nel voto di faccia, sia nel profilo, cioè viene introdotto acido ialuronico che però è ben consistente e io rimodello tutta la mandibola e il mento da una parte, quindi vedrete che c'è lo stacco tra collo e margine mandibolare e dall'altro, avendo allungato questa parte, c'è una maggiore armonia perché adesso questo terzo è molto simile a questo e a questo. Questa è la medicina estetica, acido ialuronico e botulino, risultato splendido. Purtroppo va ripetuto la prima volta dopo il primo trattamento, dopo 6 mesi, poi successivamente basta una volta l'anno, anche anno e mezzo. Passiamo alla chirurgia perché la nostra amica ha fatto anche 2 piccoli interventi fatti in anestesia locale con sedazione e che le hanno dato questo sguardo riposato oltre al botulino, ed è la blefaroplastica superiore e la cicatrice, questa qui centrale, è veramente invisibile. Questa qui impiegherà un po' più di tempo, però va fatta un po' all'esterno, altrimenti avremo quello che tanti miei pazienti mi dicono o hanno subito già come intervento, un occhio a cocker, cioè chiuso. Invece, se io riesco a togliere questa parte qui e poi fare una piccola plastica, che è una cosa molto furba, molto bella, cioè basta dare dei punticini in questa zona che mi porta un po' su. Non facciamo l'occhio orientale, no, teniamo i nostri occhi, però con l'età, soprattutto over 40, si ha la tendenza a cadere. Torniamo alla nostra amica, togliamo la cute esuberante in questa zona, togliamo il grasso e ridiamo un arco di nuovo giovane. Le cicatrici veramente sono poco visibili, però attenzione, devono passare perlomeno i 6-9 mesi. Trascorrendo questo periodo è veramente difficile incontrare o capire dove la cicatrice, dove sarà posta la cicatrice. Questo è molto importante, in quel solco dove noi per X anni, cioè questo, abbiamo aperto e chiuso il nostro occhio. Quando è lì, cioè in questa zona di cerniera, vi assicuro che non si vede, anche ad occhi chiusi. Lo stesso giorno e nella stessa sede, in anestesia locale, con un po' di sedazione, e poi vi spiego che cosa significa un po' di sedazione, ho praticato una leggera liposcultura al collo. Per quanto abbia allungato il mento, per quanto abbia rifinito di nuovo la mandibola, però c'è del grassetto in più. Per fortuna la signora è giovane e ha una pelle abbastanza elastica, ho tolto del grasso e ricomparso l'angolo tra il collo e il mento, ed è importante che questo angolo sia definito, altrimenti invecchia moltissimo. Incisione di 2 mm qui e con una piccola cannula a ventaglio è stato aspirato il po' di grasso, ma parliamo veramente di poche decine di cc, forse 50 cc, quindi poca roba, però abbiamo avuto da una parte che il grasso è stato eliminato e non cresce più, per i motivi che ci siamo già detti, perché gli adipociti una volta rimossi possono crescere di volume, ma non di numero, quindi se ne togliamo tanti rimangono poche unità e quindi non ritorna. Inoltre l'altro grande vantaggio è che avendo tolto questo grasso, adesso abbiamo la possibilità che la cute si riattacchi molto bene allo strato profondo e quindi abbiamo anche quell'effetto di cicatrizzazione interna che lo rende ben solido e tonico e non è più la pelle un po' morbidina. Sono 2 interventi che abbiamo fatto in anestesia locale con sedazione. La signora ha fatto l'intervento al mattino, alle ore 12-13 era a casa, il giorno dopo ha ripreso il suo lavoro. Ecco, una fascetta elastica contenitiva, soprattutto la notte, gli occhi ovviamente, è tornata al lavoro perché poteva, perché è un ambiente diciamo familiare, però occhiali da sole perché non si deve nascondercelo, sono gonfi per
minimo 5-6 giorni e diventano belli dopo 15 giorni. E se ci pratichiamo un taglietto in cucina, perlomeno io, ci vogliono 20 giorni prima che si rimargini, cioè sono i tempi normali. Ecco, la chirurgia plastica non è miracolosa, è come tutte le chirurgie, cioè un taglio richiede un tempo e anche il gonfiore. Però la sedazione è piuttosto magica. Il farmaco che viene iniettato in vena è innanzitutto da una sorta di... come se si dormisse felicemente e appena finito l'effetto e noi dosiamo quanto tempo deve durare, il tutto è durato un'ora e mezza, ti svegli e apri gli occhi, vedi tutto, hai voglia di uscire, di mangiare soprattutto perché a stomaco vuoto, ecco, il caffè è la prima cosa che mi chiedono e dopodiché li tengo in osservazione, la signora per 3-4 ore perché è sempre bene mai sentirsi vittoriosi, è sempre un intervento chirurgico, infatti la signora ha fatto tutti gli esami ematici, un elettrocardiogramma, tutto bisogna fare, tutto fatto benissimo, perché la complicanza, il problema è sempre dietro l'angolo. Allora, è così facile, io dico sempre ai miei pazienti, dovete entrare sani in sala operatoria, ma uscire ancora più sani. È importante proteggere il paziente anche da se stesso, perché noi sappiamo, io sono 30 anni e più che faccio questo lavoro, che la complicanza va prevenuta. Complicanze non ce ne sono, però noi siamo attrezzati per qualsiasi cosa. Vedi l'allergia, vedi uno shock anafilattico, tutto può accadere. Siamo lì pronti con l'equipe anestesiologica, con tutto il corpo infermieristico e i medici per essere sempre presenti. Sempre della serie che io dico che fa ridere i miei figli, ridono molto le cose, o si fanno bene o non si fanno. Vi lascio il link ai miei canali social in descrizione. Vi aspetto, ci vediamo prossimamente, vi abbraccio. Thank you.